In meno di 24 ore Secondigliano è stata scossa da due omicidi. L'ultimo si è svolto in pieno giorno a Largo Macello, dove due uomini a bordo di una moto hanno crivellato di proiettili Salvatore Barbato, di 27 anni, del Rione dei Fiori, e Luigi Russo, di 42. Barbato è morto nell'agguato, mentre Russo è stato trasportato all'ospedale Cardarelli in gravi condizioni di salute. I killer hanno esploso almeno una decina di proiettili contro un uomo già noto alle forze dell'ordine. Infatti, Barbato era probabilmente un esponente della cosca dei Vannella Grasca, che si è staccata dal clan degli scissionisti, detti anche i Girati. La faida di Camorra a Secondigliano è sempre più spietata, nonostante il patto per Napoli sicura siglato appena una settimana fa in prefettura alla presenza del ministro della giustizia Paolo Severino e la riunione del consiglio comunale di ieri riunita esclusivamente per affrontare l'emergenza Scampia, conclusasi con un nulla di fatto per la mancanza del numero legale.